ci sembra inutile e sbagliato volersi focalizzare su chiedere nuovi interventi legislativi, quanto anche riguardo alla xenofobia i reati sono già ben delineati e ovviamente poi la magistratura e le autorità competenti devono e fra l'altro agiscono anche addirittura su impulso anche di esposti. Io ricordo, visto che ecco, a me dispiace che la consigliera Rossi dice il Movimento 5 Stelle di queste cose non se ne occupa, nel Mantovano si è presentata una lista che aveva nel simbolo il fascio ed erano, adesso non mi ricordo il titolo, il nome della lista. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un esposto perché quella lista che aveva concorso alle elezioni comunali fosse espulsa dal Consiglio Comunale. Il Movimento 5 Stelle su questo la sensibilità ce l'ha sempre, ma ve lo ribadisco, non è una sensibilità ideologica come la vostra. Purtroppo sia i colleghi del PD ma anche i colleghi della Lega oggi continuano a tirare fuori lo scontro ideologico sul tema. È innegabile che c'è un problema di ritorno di partiti xenofobi e di partiti che si ispirano all'ideologia fascista, anche in Europa, e su questo dobbiamo agire, ma continuare a fare delle risoluzioni che sono dei gadget antifascisti, cioè la consigliera Rossi lotta contro i gadget fascisti e insiste a costruirsi dei gadget antifascisti, e a me dispiace che oggi la risoluzione che ho presentato, che a me sembrava tranquilla, debba essere votata per parti separate, cioè quindi voi voterete contrario al fatto che nella nostra risoluzione diciamo che siamo preoccupati perché c'è un diffuso sentimento di intolleranza che da un lato si manifesta volta a volta verso chiunque venga avvertito come diverso e conseguentemente pericoloso, dallo straniero all'omosessuale, all'appartenente a famiglie con una fede religiosa e una tradizione diversa dalla propria. Cioè, quindi questa parte non è votabile nelle premesse della mia risoluzione. O forse vi dà fastidio perché riporto una dichiarazione che dice che c'è un diffuso sentimento antisemita nella destra estrema, ma anche in varie militanze di sinistra. Cioè, non l'ho dichiarato io, è una dichiarazione che ho detto, che a me sembra che ci sia, quindi non va bene questa parte, non la votate. Ritengo indispensabile nella mia risoluzione, che mi sembra che venga votata da tutto il resto dell'Aula, rafforzare gli strumenti attraverso i quali la nostra comunità regionale e in essa la scuola possa rendere realmente patrimonio di tutto il rispetto di chiunque, la non discriminazione di nessuno e l'accettazione di ogni differenza da vivere invece come specificità. Quindi questa parte dal PD viene rigettata. Cioè, allora ditelo che voi siete i buoni e gli altri, perché voi prima la consigliera Rossi si è riferita a tutta la minoranza, e gli altri sono i cattivi. No, io a questa divisione non ci sto. Io dico, su queste cose dobbiamo ragionare e dobbiamo agire. E agire è la formazione, l'informazione, la conoscenza e la cultura. Sono il principale strumento della lotta all'intolleranza, infinitamente più efficace delle ordinanze contro i gadget e contro i vessilli. Magari potevate fare un emendamento togliendo infinitamente più efficace delle ordinanze contro i gadget e i vessilli perché proprio non vi piace. Però voi, dividendo in due questa risoluzione, fate una divisione fra buoni e cattivi. Mi dispiace. Questa risoluzione era intesa per portare solidarietà alla città di Ferrara, alla comunità ebraica di Ferrara e della regione. Sono contento che almeno quella parte la accogliete, anche voi volete portare solidarietà, ma fare queste divisioni fra buoni e cattivi su dei concetti che mi sembra siate concordi anche voi, a me dispiace, però accetto almeno la votazione della parte che ritenete accettabile. Grazie. Noi invece voteremo a favore di tutte le premesse anche della vostra risoluzione, perché anche noi riconosciamo che c'è un problema, ma non dell'ultimo punto dell'impegno, perché quello non serve.